Veniamo considerati sempre come ultima ruota del carro, nonostante facciamo un mercato qua tutti i mesi. È un matrimonio che non tutti condividono, quello tra la fiera antiquaria di dicembre e i mercatini tirolesi in Piazza Grande. Io, ad esempio, ho il posto in Piazza Grande. Quindi il mese scorso ho fatto la spunta per prendere questo posto, dopodiché il venerdì mi telefonano e mi dicono che il posto è spostato di 2 metri, quindi tutta questa via e sotto le logge hanno spostato i posti eliminando alcuni posti che comunque già c'erano. C'è stata un po' di confusione, il fatto che non si poteva scaricare il venerdì, cosa che di solito noi scarichiamo il venerdì pomeriggio, considerando che comunque già normalmente il mercato non è che vada benissimo anche gli altri mesi, questo direi che è l'edizione più brutta. Nonostante tutto, comunque, è un bilancio a luci ed ombre di questa fiera antiquaria di Natale, che era stata peraltro messa in pericolo dal transennamento delle logge vasariane, poi per fortuna pericolo scongiurato. Non hanno fatto coincidere l'apertura del mercato natalizio con questo dell'antiquariato, ma è stato preceduto il mercato quello natalizio. E il grosso dei visitatori sono venuti nelle settimane antecedenti a questa edizione qui. Guardi, abbastanza bene, la gente c'è un po' di difficoltà con queste norme di sicurezza, però tutto, no, nel senso che hanno spostato dei banchi, ma giusto così, perché probabilmente per via degli attentati. Di fatto c'è da dire che il mercato antiquario ancora soffre molto. Come mai ha già smontato? Perché guardi, siamo al buio, i miei oggetti non si vedono per nulla, quindi siamo stati, io non lo so, è organizzata bene, nessuna colpa, io in tutto il giorno non ho fatto un euro, giuro, è un momento difficile, io non lo so, perché anche altri mercati è così, è un momento che si passa dalle 8 stamani a oggi così a guardare la gente che passa.